Nel panorama letterario della Sibaritide, un opuscolo molto particolare. 280 giorni di cosa? 280 giorni perché è la durata di una gravidanza. Ho in realtà scritto questo libro in questo periodo e parla... Il tema centrale è sicuramente la gravidanza, ma ci sono dentro anche tante altre cose, tante riflessioni, pensieri legati al grande cambiamento di questi appunto 280 giorni. È molto originale che una giovane donna, una giovane madre, poi così abbia l'idea, oltre a curare la cicogna, anche a curare la penne. Come mai? Ma guardi, paradossalmente proprio nel periodo in cui c'era più bisogno di me a casa, per l'arrivo di questa bambina e per tutti i cambiamenti legati a questo arrivo, io ho sentito il bisogno di ritagliare un momento per me stessa e ho sempre amato scrivere, una passione che ho sempre coltivato proprio sin dai tempi del liceo e semplicemente ho capito che era arrivato il momento di mettermi a scrivere sul serio. A chi è indirizzato un libro del genere? A delle mamme o anche dei papà? Ma fondamentalmente è una cosa che ho scritto per me stessa. Non ho mai pensato di indirizzarlo a nessuno, è dedicato a mia figlia sicuramente. E come si chiama la bambina? Greta, a mia figlia Greta. Però l'ho scritto più che altro per me stessa perché sentivo forse il bisogno di fermare su carta tutto quello che stava succedendo dentro di me, perché la gravidanza è una cosa naturale, chiaramente è un evento che si ripete da secoli, però non lo so, mi ha lasciato dentro qualcosa di molto profondo. Ogni giorno che passava per me rappresentava un grande cambiamento, un nuovo modo di vedere la vita e perciò ho pensato appunto di scriverne. Lei in un colpo solo ha fatto due cose un po' non alla moda: scrivere intanto su carta e poi parlare di maternità. Non va molto di moda ultimamente? Non lo so, secondo me ultimamente la maternità viene forse un po' svilita. Adesso penso a tutto il discorso della fecondazione artificiale, chiaramente sono temi per cui non basterebbe probabilmente una giornata, ecco, per parlarne, però diciamo che la cosa è nata in maniera molto spontanea. Non mi sono posta l'obiettivo di filosofeggiare sulla gravidanza o di esprimere dei giudizi universali, semplicemente ho parlato di una cosa mia, di una cosa molto personale, che chiaramente mi accomuna a molte donne, però ogni donna è a sé e perciò ogni gravidanza lascia nella madre cicatrici diverse. Adesso non mi riferisco solo alla cicatrice del cesareo, ma proprio cicatrici interiori, ecco. Senta, il parto di una bambina è meraviglioso, il parto di un libro non sappiamo quanto è meraviglioso, però quali sono le difficoltà di una giovane scrittrice? È difficile pubblicare un libro? Più che altro è difficile trovare il tempo da dedicare alla scrittura di un libro, soprattutto quando si diventa mamme. Io ho completato la scrittura di questo libro proprio con mia figlia già presente e con i tempi e i ritmi di una bambina piccola è stato abbastanza difficile. E poi pubblicare un libro qui, io sono stata molto aiutata e sono stata guidata dal professore Judy Gissa, che ha curato anche la prefazione del mio libro. Mi sono completamente affidata a lui e ho trovato così modo di risolvere tutta una serie di problemi editoriali e di altra natura, insomma. Quindi un diario personale, ma non troppo, possiamo definirlo così? Sì, una sorta di viaggio, diciamo, è un punto di vista, è il mio punto di vista personalissimo, chiaramente condivisibile o meno, rispetto a sì, la gravidanza, ma anche a tutta una serie di altre cose, a come è cambiato il ruolo della donna e quindi di conseguenza come è cambiato il modo di essere mamma oggi, a ciò che comporta una gravidanza a livello mentale, a livello psicologico, ma anche fisicamente per una donna, a quanto cambia il rapporto di coppia, a quanto cambia anche proprio il modo di percepire la vita, gli ostacoli, i tempi che cambiano completamente, ecco, era questo il mio obiettivo, semplicemente fare un viaggio all'interno di me stessa e dei miei pensieri. Senta, come se lo è, quanto è difficile essere donna madre nella Sibaritide? Ma quanto è difficile? Probabilmente è difficile nella misura in cui una persona
o in questo caso una donna, ha voglia di far crescere se stessa. Penso che i primi ostacoli da superare siano innanzitutto quelli mentali. Poi per il resto, se hai una grande motivazione, una grande voglia di appunto coltivare te stessa, di arricchirti, trovi mille modi, è chiaro. Certo, allora, ultima cosa, vendiamoci un pochino. Facciamo un bello spot, un bello slogan per far comprare, anche perché è anche giusto che Questo sia così, libro. no? Come presentarlo? Come presentarlo? 280 giorni sono io e, ripeto, il mio punto di vista rispetto alla gravidanza è un viaggio all'interno di me stessa con lo sguardo rivolto all'essere appunto madre oggi, a quanto una donna come me, cresciuta con l'idea di poter fare qualunque cosa nella vita, viaggiare, parlare le lingue, aggiornarsi, studiare, sia, come dire, si senta da una parte arricchita con l'arrivo di un figlio, è chiaro, è l'amore più grande che ci possa essere nella vita di una persona. D'altra parte però c'è anche questo sentirsi legati, questo capire che la tua libertà è finita. Laddove iniziano i bisogni di questo bambino. E 280 giorni è semplicemente la voglia, la mia voglia di divulgare il mio pensiero, nient'altro. E poi chiaramente ho lascito per mia figlia perché ho ritenuto giusto che sapesse quanto il suo arrivo, quanto la sua attesa abbiano così, come dire, influito a farmi diventare probabilmente una donna più completa, ecco, io mi sento così adesso, una donna completa e una scrittrice che finalmente ha qualcosa da dire.